Fino al 29 luglio al Monte di Pietà, Sogno di una notte di mezz'estate. Buongiorno Daniele. Ciao Vittorio, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Ci siamo. Vabbè, dopo chi ascolta una come te di Cremonini si perde. Ho avuto un collasso. Allora Daniele, raccontaci questo secondo atto, come è andato il primo atto e come sta andando il secondo atto, come andrà il secondo atto? Allora, il primo atto è andato molto bene, abbiamo avuto un pienone di pubblico, sold out a tutte le repliche, insomma come l'anno scorso in definitiva, e questa cosa ci ha riempito di piacere, orgoglio, perché poi anche era una scommessa ripetere lo stesso spettacolo per il secondo anno. Chiaro. Era Shakespeare Horror Story. Shakespeare Horror Story, che in verità nelle mie intenzioni avrebbe anche una terza edizione il prossimo anno, forse l'ultima, che mi piacerebbe portare in scena nella sua idea originale, cioè quella di un totale omaggio al cinema, che insomma, ovviamente ci sono sempre problemi di budget alla base, quindi se riusciremo se il prossimo anno ad avere, ecco, un po' più di come dire, soldini, lo possiamo dire, schei, come dicono in Veneto, riuscirò a fare questa terza edizione completamente horror. Infatti si chiamerà Shakespeare Horror Story Thriller. Quindi già stiamo pensando al prossimo anno, però in questi istanti, esatto, insomma, dobbiamo affrontare quello che ci sarà nei prossimi giorni, esattamente dal 27 al 29 luglio, e questa volta si terrà al Monte di Pietà, no? Esatto, questo secondo momento del festival, che è rappresentato da questa messa in scena di Sogno di una notte di mezz'estate, che chiude questo piccolo festival shakespeariano, che è un'idea nata dalla suggestione che vuole Shakespeare, come dire, no? Messinese o comunque siciliano. Presunto tale. A me piace moltissimo questa cosa di Shakespeare messinese. Vabbè. Mi piace un sacco, perché io poi ho riflettuto su questa cosa, perché poi girano anche notizie sull'atto di nascita, che è un fake probabilmente, ma ci sono delle congetture valide, nel senso che poi in verità su Shakespeare sappiamo veramente ben poco. Chiaro. Cioè della sua biografia personale non sappiamo quasi nulla. Sappiamo che è stato a Stratford. Sì, però in realtà della sua vita non sappiamo nulla, noi sappiamo ben poco, sappiamo attraverso di lui sappiamo attraverso i sonetti che ci raccontano delle sue passioni, dei suoi amori, ma della sua vita, di come si è mosso, insomma, sicuramente ha frequentato l'Italia, se non l'ha frequentata da un punto di vista fisico, l'ha frequentata da un punto di vista letterario, perché lui ha rubato molte delle sue opere a degli autori italiani, cioè Romeo e Giulietta, certo. Otello. Molti sono ambientati in Italia. No, non sono solo ambientati, ma nascono da novelle di autori italiani, quindi sì. Insomma. Quindi anche questo. E noi adesso abbiamo questa nuova, diciamo così, il sogno di una notte di mezz'estate, il Monte di Pietà dal 27 al 29 luglio. Vogliamo ricordare anche quando inizieranno, saranno, diciamo così, una replica serale alle 21.30. No, 21.15. 21.15, scusate. Le 21.15, e abbiamo la possibilità anche di andare ad acquistare biglietti dove? Alla Feltrinelli per la modica cifra di 13 euro. Io dico la modica cifra perché ho visto lavorare Daniele nel backstage, ho visto proprio come lavora coi ragazzi, ho visto quello che gli fa fare, come li fa mettere in gioco. È in riga. Più in gioco che in riga. Sei un maestro severo? Abbastanza, sì. Sì? Abbastanza. Sono severo, mi dicono sempre che so dare il bastone e la carota, quindi mi ritrovo in questa descrizione. Vabbè, probabilmente anche tu avrai avuto dei maestri che ti hanno dato... solo col bastone. Ok, bene sapersi. Daniele, come al solito farai fare personaggi diversi, metterai in difficoltà i tuoi allievi e gli farai fare dei personaggi che magari non gli si addicono troppo? No, in verità no, non sono così cinico. Io cerco sempre di seguire quelle che sono le attitudini di ogni allievo, come un regista dovrebbe fare anche con gli attori. In questo caso ci sono anche delle sfiziosità. C'è un allievo che poi peraltro tu conosci, Renato Sanfilippo, che so che ha fatto, certo, uno stage qui con voi. Che salutiamo, ciao Renato. Ciao Renato. Ah, ecco, vedi, conosciutissimo. Sì. Che fa un ruolo molto particolare, che è quello di Titania, quindi il ruolo femminile, e questa chiave anche di lettura del testo che prende così inizio da questa idea,
insomma, funziona molto. Renato si diverte molto. Ma Renato è molto bravo. Renato è bravo, è un ragazzo di talento, come insomma molti altri nel gruppo, insomma, non solo lui, sennò quelli che mi sentono poi chi li sente dopo. No, ma lo dico, mi sai che le bastonate poi te le danno loro. Poi me danno, no, no, tutti, io, sono io. Tutti bravi, sono tutti bravi. Renato è poi insomma uno di quegli allievi che ti sa seguire, che ascolta, che si sa mettere in gioco, insomma. Sono per lo più tutti quanti giovani o? No, la scuola fino a quest'anno, poi insomma possiamo anche spendere due parole sulla scuola, sì. Io non so cosa succederà nel futuro, perché portare avanti un progetto di formazione non è facile, non so. Quando finisco dico sempre, ma non so se avrò l'energia e la forza per continuare. E comunque no, torno alla domanda che mi facevi, sono allievi dai 14-15 anni, un paio di ragazze di quell'età fino ai 70 e oltre. Va, bellissimo, sì. Quindi insomma la passione per il teatro può venire in qualunque momento e si può sempre comunque coltivare. Ma guarda, due anni fa abbiamo iniziato questa avventura della Scuola Sociale di Teatro con uno slogan: l'amore per il teatro non ha età. Quindi poi ho scoperto dei talenti in età adulta molto belli, insomma, tra cui appunto gli allievi che sono presenti in questo cast. Ma non ci dire troppo. Esatto. No. Non ci dire troppo, perché dobbiamo sentirci un po' di musica. Speriamo di caricarti con questa musica, così farai dei begli interventi. Wow. Esatto. Al prossimo giro. Okay. Pamplona, Fabri Fibre, giornalisti. Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato. Mettiamo due dita su per Tupac insieme a Nas e Jay Phoenix con la loro Thug Mansion, una canzone incredibile secondo me, incredibile. Bellissimo. Ci fa sentire veramente la forza di questa musica. In ogni caso, siamo tornati qui sempre, no, siamo sempre stati qui, non siamo tornati da nessuna assolutamente. Parte. Assolutamente, non siamo andati via, siamo mai. Qui sino alle ore 13. A voglia. E noi stavamo appunto parlando col nostro ospite, Daniele Gonciaruk. Ecco. Chiedo venia per prima. Daniele Gonciaruk, che insomma ci stava parlando di questa manifestazione che si terrà al Monte di Pietà. Allora, stavamo parlando nel fuori onda di un altro aspetto importante, l'aspetto scenografico, che è sicuramente di fondamentale importanza anche per lo spettacolo stesso. Esatto, come vi spiegavo prima, noi abbiamo scelto anche con il direttore delle luci di non fare, perché poi sempre è un saggio spettacolo, sono gli allievi della scuola, però di non riprodurre la classica situazione un po' da saggio, con le luci colorate, eccetera, ma cercare di ridurre al minimo le variazioni, come se fosse un teatro all'aperto, come okay. È successo anche al Forte, cioè una luce unica, un po' alla Lars von Trier, cioè quindi luci naturali, il più possibilmente naturali, e dare risalto al monumento, perché il monumento diventa anche, in questo caso, maggior ragione, perché i ragazzi, gli allievi interagiscono completamente, aderiscono completamente al monumento, non ci sono quinte, quindi sono sempre in vista loro durante lo spettacolo. E quindi lo spazio scenico diventa parte dello spettacolo. Integrante. E quindi in questo senso era sbagliato mettere in ombra. In ombra, o creare quei classici effetti da spettacolo, insomma, quindi non era questo l'intenzione, non volevamo questo. Quindi diciamo che è stata anche una ricerca dello spazio espositivo, cioè dello spazio dove poter rappresentare questo spettacolo, insomma anche il fatto stesso che sia stato al Forte San Salvatore, al Monte di Pietà, che sono due elementi veramente molto importanti per la nostra città di Messina, credo che sia stata proprio una ricerca assolutamente ricercata. Sì, assolutamente voluta. Sì, voluta, cioè, scusami. I due spazi sono stati voluti, pensati, e proprio per questo abbiamo cercato di limitare al massimo come quando si scatta una foto, no? Quanto è bello una foto naturale con un tramonto, con le sue luci, con le sue cose. A volte noi i filtri, le cose, no? Falsifichiamo un po' l'immagine. In questo caso volevo che il monumento fosse protagonista, che i ragazzi fossero protagonisti con il loro talento, con la loro bravura. E basta, quindi senza aggiungere effetti speciali. L'effetto speciale è il monumento
Sono questi ragazzi che recitano, con l'aggiunta solo di delle musiche che per me sono sempre fondamentali in uno spettacolo. Credo che sia importante quando, diciamo così, delle opere teatrali entrano in totale sinergia con quello che è l'aspetto architettonico, no? della scena. Sì. In una realtà come quella del Monte di Pietà, che a volte, insomma, non viene vista col giusto occhio, e credo che questo tipo di rappresentazione a molti farà piacere, perché magari riescono a notare delle cose che prima in altre manifestazioni magari non sono riusciti a identificare, no? Perché comunque a volte c'è sempre la penombra, no? In queste manifestazioni teatrali, più o meno, mentre adesso con questa luce pura, secondo me, si metterà in risalto non soltanto la fisicità degli attori, ma anche la fisicità del monumento stesso. Complimenti. Io ho una domanda: a che ora siete andati in scena al Forte San Salvatore? Siamo andati in scena in due momenti, alle 19 e alle 21. Alle 19 sarà stato fantastico. Alle 19 è stato fantastico, e i ragazzi avevano dei dubbi, perché magari un po' meno navigati, esperti di me, ma non verrà nessuno, c'è ancora luce, e invece le repliche erano tutte piene, e devo dire che è bellissimo recitare con la luce del giorno. Ah, certo. Perché è qualcosa di insolito, perché sei sempre lì a vedere i proiettori, le cose eccetera, e invece recitare all'aperto con la luce del sole, col tramonto, col sole che scende, bellissimo. È qualcosa di magico. Bellissimo. Assolutamente. Una luce impagabile. Assolutamente. E lo spettacolo altrettanto. Ci ricordi, lo dicono gli altri, non ci lo so. Ricordi i partner con cui siete andati in scena? E tu parli degli attori o delle... No, gli attori, okay. Poi li dirò, okay. Tutti io. Ah, okay. Quindi dici chi ha in qualche maniera insomma supportato, sì, il progetto. Sì, che allora, bello anche questo. È bello anche questo. Quest'anno devo dire che abbiamo avuto il sostegno dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Messina, la città metropolitana di Messina, la Fondazione Bonino Puleio, e ovviamente la collaborazione del Comando Militare della base di Messina, che senza la quale collaborazione non avremmo mai potuto fare lo spettacolo al Forte San Salvatore. È uno degli spazi che al momento, a parte queste manifestazioni, non a tutti è possibile accedere. Assolutamente. Quindi, insomma, se non previo una richiesta, eccetera, allora, eccetera. Io però voglio spendere due parole su questa, sì, cosa che hai detto. Allora, io 2 anni fa ho detto: voglio fare uno spettacolo dentro un forte, voglio fare uno Shakespeare che abbia un certo clima, c'è una certa atmosfera. Avevo già in mente di fare Shakespeare Horror Story. Dove lo faccio? Ho detto: ma diamine, ma lì al Forte San Salvatore, ma chi c'è mai stato? Nessuno. Sono andato un giorno a vederlo, a visitarlo, ed era lo spazio perfetto per fare quello spettacolo. E allora da lì ho cominciato, come dire, a fare degli incontri, a chiedere degli incontri. Ma lo spazio fondamentalmente poi è aperto anche, nel senso che basta fare delle richieste, sì, c'è un iter burocratico abbastanza, devo dire, non semplicissimo. Bisogna avere molta pazienza, però insomma lo spazio non è, come dire, non sono stato raccomandato. No, assolutamente. E tra le altre cose, lo spazio San Salvatore, il Forte San Salvatore, anche in passato comunque è stato protagonista di una serie di manifestazioni sempre culturali, sempre con l'apporto da parte della Marina Militare, perché comunque di prosa, però no, mai di prosa, mai di prosa. Siamo, è vero, stati i primi con Shakespeare Horror Story l'anno scorso a portare il teatro dentro il forte, e devo dire che se l'anno scorso in qualche maniera non fosse andato bene, quest'anno mi sa che ti davano picche. Invece sono stati ben lieti di poterti ospitare nuovamente, quindi... E ricordiamo il cast artistico che è stato ospitato dal Forte San Salvatore: Pina Battiato, Anna Bellinghieri, Melania Caratozzolo, Enza Ciacchella, Eleonora Cicciò, Andrea Cinturrino, Gaetano Citto, Rosario Confessore, Rosario Cuscinà, Marco Dell'Acqua, Fabiana D'Urso, Sergio Foscarini, Doriana Garufi, Mara Giannetto, Maria Laganà, Dina Maiolo, che devo salutare per forza, Adriana Malignaggi, è più difficile del mio cognome, Gaetano Mazza, Daniela Orlando, Rosalba Orlando, Giusy Piccione, Antonio Previti, Giuliana Runza, Renato Sanfilippo, Alessandro Santorio e Emanuela
ungaro, ne abbiamo scordato qualcuno? No, però ricordiamo che dentro Shakespeare e Rossori ho avuto il piacere e l'onore di avere accanto a me un caro amico, Nicola Calì, che ha fatto insomma un cameo dentro lo spettacolo, il ruolo del becchino, e questa cosa insomma mi ha fatto molto piacere, quindi c'è anche Nicola. E ricordiamo anche ovviamente Giovanni Grasso, che è da un paio d'anni collabora con me, mi sta a fianco, mi consiglia per tutte quelle che sono le scelte appunto di luce, e lui ha sempre l'idea semplice e geniale che arriva ad un certo momento. Ok, bene. Ricordiamo che appunto dal 27 al 29 luglio al Monte di Pietà, Sogno di una notte di mezz'estate, il secondo atto del piccolo festival shakespeariano ad opera delle officine d'Agoruk, prenotazione alla Feltrinelli, 13 euro il prezzo del biglietto. Grazie Daniele. Grazie a te Vittorio, grazie Roberto. Grazie a te Daniele. Ospitato, sono stato molto bene. Meno male. Dedichiamo la canzone che entra, una canzone potente. Sentiamo, sentiamo. Bella rock and roll. Bello. Ti piacciono i Black Keys? Come? No? La bella. Ho finita con queste smancerie, basta. Hai rotto con le smancerie. Eh sì. E diamoci dentro d'ora in poi, forza. I Black Keys, era il 2012. Questa è Gold on the Ceiling. Siamo ancora qui per l'ultimo quarto di trasmissione. Radio Street.